Ehi là ragazzi, buongiorno, buona domenica a tutti, bentornati. Appuntamento fisso, la domenica ormai ci vediamo sempre. E spero che insomma il mio video sia sempre piacevole, così come me lo scrivete, insomma, sia in privato che sui vari commenti. Cappellino Academy, cappellino della nostra associazione. Un canarino che un uccello in generale che dà una mano all'altro con il rametto. Quindi aiuta il prossimo, questo è fondamentale per la nostra associazione. Quindi benvenuti. Allora, oggi voglio parlare un po' di pulli, voglio mostrarvi un po' di pulli, eventualmente parliamo anche un po' di pulli, ma soprattutto vi faccio vedere un po' di pulli. Cosa intendo dire con questo? Che è un'annata molto ma molto bella, piacevole, produttiva, produttiva. Sono contentissimo. Volevo approfittare per ringraziare l'amico Giacomo, siamo stati in una struttura, non so se si vede, spero di sì naturalmente. L'amico Giacomo che mi ha disegnato questo canarino qua, questo uccello, insomma, tutto colorato ed è bellissimo. Quindi grazie mille Giacomo, un abbraccio forte e spero di vederti presto. Quindi ora andiamo di là. Volevo ricordare a tutti quegli amici che gli servivano le balie, ragazzi, non arrivate all'ultimo momento per chiedermi le balie. In questo momento tra i novelli ce ne sono parecchi che hanno la macchietta melanica. Ecco, per chi utilizza le balie, per l'anno prossimo sono canarini eccellenti, quindi ricordo, sinceramente non ricordo chi mi ha fatto queste richieste, quindi non ricordo con esattezza, ma se state vedendo un video, questo video, e vi interessano i canarini per balia per l'anno 2023, contattatemi pure senza problemi, perché in questo momento i novelli si possono tranquillamente dare quelli con le macchiette melaniche, che per l'esposizione non vanno bene, ma per la riproduzione o per utilizzare da balia sono eccezionali, perché voi sapete il CEP ormai è consolidato. Venite con me che ci divertiamo oggi. Ricordate 2 mesi fa, forse anche meno, le due file in alto erano completamente vuote? Beh, in questo momento sono piene di pulli. Naturalmente io ne metto massimo 8, quest'anno sta andando molto bene, quindi a differenza degli altri anni che ne ho messi 6-7, quest'anno ho messo qualcuno in più, quindi 8 soggetti, ne avevo da 90. Diciamo che fino ad 8 la tolleranza si può avere. Solamente non appena finirò la riproduzione cercherò di metterli ancora più larghi. E quindi le due file in alto sono tutte piene di piccoli. Ora naturalmente vi farò vedere un po' più nello specifico e cerchiamo di entriamo nelle gabbie, vediamo. Allora, quello che cercavo di dire prima, vedete il terzo soggetto da destra ha sulla calotta la macchia melanica nera. Ecco, quello non è un soggetto che potrà mai partecipare ad una mostra, ma è un ottimo soggetto da poter utilizzare come riproduzione. Naturalmente poi di là si ottengono anche canarini senza macchia, quindi insomma ricordo agli amici interessati di contattarmi tranquillamente. Ecco qua, questa è un'altra voliera. Questi sono pulli di 33, 34, 36 giorni, molto belli. Ricordo a tutti che io non utilizzo la colorazione, quindi questo giallo che vedete è tutto naturale. Ebbene sì, quest'anno ci sono anche loro. Questi sono dei piccoli York. Bellissimi, è la mia prima esperienza e quindi sono contentissimo di quello che sta venendo fuori. Naturalmente sono piccoli, non sono ancora indipendenti e c'è un papà che sta continuando a portarli allo svezzamento, insomma. In questa voliera abbiamo dei gialli e dei bruno onici, giallo intensi, cuccioli, sono quattro. Si stanno svezzando i due genitori, i due papà. Molto presto saranno indipendenti. Eccolo qua, i due papà.
mezzo dei bianchi e dei gialli. Sempre Pulli, novelli 2023. Bellissimi. Ancora dei gialli e qualche avorio. Ricordo agli amici che a fine giugno porterò dei genitori, praticamente delle coppie, a degli amici campani, quindi sarò nei pressi di Napoli e porterò delle coppie a degli amici, coppie di genitori che si stanno riproducendo in questo momento. Quindi non appena finisco la riproduzione, come sto facendo già da 2-3 anni, siedo tutti i genitori, e naturalmente per avere anche più spazio per i novelli, perché comincia a scarseggiare lo spazio. Ti faccio vedere qualche pullo. Guardi un attimo. Si vede? Sono appena chiuse le uova. Ancora, fatemi un attimo. Questa è una famiglia numerosa. Evitiamo di farli cadere. Vabbè, qua stiamo diventando un po' stretti. Sì, si vedono bene, sono sei anellati, sì. Anch'io ho nidi da due, tranquillo. Questi ora voleranno, state buono. No, fatti vedere dagli amici miei. Un attimo solo. Non te ne andare. Ragazzi, ricordo che questo giallo è naturale. È selezionato da anni, non c'è colorante. E dove vai? Mannaggia. Abbiamo rimesso a posto il piccolo scappato. Allora. Questi hanno questo collo alto perché non sono canarini ipocromici, ma sono York. Vedete la differenza? Il collo è più lungo. Eh? Che ne dite? Ne vogliamo parlare? Un attimo. Ce n'è ancora qualche altro pullo da far vedere. Guardi un attimo.
Eh? Che dite? Ne possiamo parlare? Ecco qua. Non ve li porto fino a là perché questi se ne vanno. No, non ve ne andate. State qua. State qua, state tranquilli. Con mamma e papà. Mi raccomando. Sì. Vediamo ancora. Adesso li abbiamo visti. Sì, qua. Ah. Qui c'è una famiglia numerosa. Guardate. C'è anche un lutino. Si vede? Si vede? Il lutino non si vede. Ah, alza. Eccolo qua. Beh. Fatti vedere. Ancora. Questi sono dei bruni. Vieni, Allora, ragazzi, ciò che entusiasma di più, secondo me, è quando vedi un nido di 5 pulli che crescono tutti allo stesso modo e stanno tutti bene. Questo è sinonimo di benessere, sinonimo di che in allevamento cioè, stanno bene i canarini, stanno, non è ogni anno così, parlo per me naturalmente, quindi quest'anno è particolarmente prolifero perché insomma probabilmente il benessere è evidente sicuramente. Pulizia, fondamentale, le griglie sempre pulite, sempre, bisogna cercare, dobbiamo cercare di essere sempre sul pezzo perché è fondamentale, la carta più spesso pulirla, insomma, più gli diamo attenzione, più diciamo, gli diamo manutenzione e più loro ci premieranno, questa è una garanzia, sicuro. Questa canarina è una Brunonice e ha una storia incredibile, nel senso che lei aveva fatto solo 2 uova, si vede? Lei aveva fatto solo 2 uova, all'improvviso l'altra mattina sono arrivato, dovevano schiudersi le uova alla 71, la gabbia 71 dove ci stanno 2 bianchi, e praticamente non, ho spostato la femmina per vedere se le uova si erano schiuse. Le uova non si erano schiuse, ma soprattutto ho trovato la femmina fredda morta sul nido. Purtroppo succedono anche a me queste cose. Tempestivamente ho preso le uova, le ho messe sotto questa femmina che aveva fatto solo 2 uova e finalmente sono nati 4 dal giorno dopo. Bellissimo. No, siamo riusciti a salvare 4 cubi. Ragazzi, allora ci sono tante altre mollette azzurre che potrei farvi vedere, ma non ne usciamo più perché il video è già lunghissimo. Ricordo che a giugno sarò a Napoli per cedere un po' di adulti che si sono riprodotti. Tutti coloro che vorranno venirmi a trovare, vorranno venire a prendersi di qualche genitore, io sono a disposizione di chiunque. Vi saluto, una buona domenica a tutti e buone cove, mi raccomando, anellate come i pazzi. Ciao!